Sì, pronto? Sì, buonasera, qui è la Segreteria di Stato Vaticana. Buonasera. Salve, buonasera. Parlo con Don Luca Favarin. Sì, salve. Sì, buonasera. Il Santo Padre desidera conferire con lei. Glielo passo. Grazie, grazie. Pronto? Pronto? Papa Francesco, che emozione. Sì, Don Mamma Luca? mia. Mamma mia, sono io, sì, sono io. Spero di non disturbare. No, grazie. No, no, no. Ci sono. Come sta? Ma giornata un po' pesante oggi. Giornata un po' pesante perché siamo stanchi, papà, siamo molto stanchi. Io ho seguito le sue esternazioni riguardo il presepe. Io le invito a ripensare alle sue parole. Un uomo è sempre libero di Sì, dire quello ma che pensa. non erano offensive. No, non erano offensive, per carità del nostro Signore, ma un parroco non deve parlare così. E il presepe è una tradizione cattolica importante, un simbolo sacro. Sì, ma guarda, non era assolutamente né offensiva e assolutamente non dicevo di non fare il presepe, solamente che evitavo che nel momento in cui si fa il presepe pensare al significato del presepe. Mi è parso di capire che in qualche modo lei vuole, per rispetto dei meno fortunati, evitare una tradizione, ma il presepe unisce, non divide, Sì, Don guarda, Luca. non era assolutamente la mia intenzione, assolutamente non era la mia intenzione, assolutamente, di creare nessuna forma di divisione, anzi, ci mancherebbe, non è assolutamente la mia intenzione più chiara, più limpida, io da anni che vivo con gli immigrati, che sono per strada a incontrare ragazze vittime di prostituzione, non è assolutamente mia intenzione porre un gesto di divisione, ci mancherebbe assolutamente, era un invito solamente ad accogliere questo simbolo e provare a viverlo, tutto qui. Sì, però non dire non fare il presepe per rispetto del Vangelo, dei suoi valori. Io ho detto semplicemente che in un momento di difficoltà, forse, non forse, il non fare il presepe può essere un segno evangelico, solo questo, ma non in senso polemico o in Un senso parroco deve stare attento a queste parole perché il simbolo del presepe per noi è molto importante, è un simbolo sacro. Noi ci piace che tutte le famiglie e anche per strada si possa fare il presepe, capisce Don Luca? Sì, questo senz'altro, questo non è Quindi io. assolutamente. Ah, anche il vescovo si è molto arrabbiato, il vescovo si è molto 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 arrabbiato. Immagino, immagino. Molto 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 arrabbiato. Quindi cosa dice Don Luca? Proviamo a, come dire, ristabilire un attimo di tranquillità modificando un po' le sue parole. Sì, guarda, su questo assolutamente non è mia intenzione, adesso ogni volta che, ma io lo sto dicendo, quando i giornali mi chiedono, io comunque sto spiegando questa cosa qua e la sto assolutamente, assolutamente dicendo, nel senso che non è assolutamente intenzione né regalo, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, lo facciamo sempre in ogni casa, in ogni comunità lo facciamo, Ecco, per quindi tutti, mi ma raccomando, ci anzi io mancherebbe. direi in segno di pentimento, vorrei recitassimo insieme il Padre nostro. Sì, volentieri, volentieri. Padre nostro Che che sei sei nei nei cieli, cieli, sia sia santificato il tuo santificato il tuo nome, nome, venga, il tuo regno, sia sia fatta fatta la tua tua volontà volontà come in in cielo cielo così così in in terra. terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano e e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come come noi noi rimettiamo i rimettiamo ai nostri nostri debitori. debitori, e E non non ci indurre in abbandonare tentazione, alla ma liberarci dal tentazione. male. Amen. Stiamo Sì, lo modificandola. so, lo so, lo so, lo Non so. abbandonarci alla tentazione, ma Esatto, liberarci dal male. bello. Va bene, Va Don bene, un Luca. abbraccio, ma stia tranquillo, santità, stia tranquillo che non c'è nessuna voglia di. I termini non è stato chiaro, Don Luca. Ha forse Sì, va, sì, sbagliato le parole. probabilmente sì, probabilmente sì. Che il Va Signore bene. la benedica e la Madonna la custodisca e venga a trovarmi a Santa Marta. Volentieri, grazie. Buona Buona serata, serata, arrivederci. grazie, grazie, grazie. Adesso.